Una domenica speciale, due comuni, Francavilla al Mare e Montesilvano, due piazze, Piazza Sirena a Francavilla, Piazza Marconi a Montesilvano. Un'unica manifestazione si chiama Prevenzione in Comune, al centro della giornata l'udito. Questo sconosciuto, fino a quando il problema diventa davvero serio, gazebo in entrambe le piazze, visite gratuite per tutti, con la campagna promossa da Udito Italia Onlus. È così che si fa prevenzione e i cittadini hanno dimostrato di saperlo e di apprezzarlo. Ma vediamo i numeri di questo fenomeno, la percentuale di coloro che riconoscono e affrontano il problema della perdita uditiva è ancora molto bassa. Sono 7 milioni gli ipoacusici in Italia. Di loro il 75% non porta un apparecchio acustico. Trascorrono dai 5 ai 7 anni prima che una persona accetti di avere problemi di udito. Ogni giorno 30 persone scoprono di avere problemi di udito. E infine, da sola, la sordità rappresenta il 30% di tutte le cause di invalidità. Oggi, come in tante altre occasioni, stiamo dedicando il nostro tempo alla prevenzione. E questo è effettivamente un'attività di gran valore, in quanto la prevenzione coinvolge tutta la popolazione, quindi tutti i cittadini. Con un esame audiometrico semplice si possono individuare delle situazioni di difficoltà uditiva da tutte le età, da un minimo di 6 anni a un massimo di 100. Una Onlus per l'udito in Italia, quali sono i suoi compiti e dove vuole arrivare? Scopo fondamentale della nostra organizzazione e di tutte le nostre iniziative è cercare di informare un numero maggiore possibile di persone affinché sia gli adulti si sottopongano sempre più spesso a un controllo dell'udito, che è un controllo velocissimo che si fa in tutte le piazze d'Italia e si fa quando organizziamo appunto la manifestazione Non Ascoltami, sia i più giovani affinché siano attenti all'esposizione al rumore, al volume troppo alto delle loro cuffiette. E quindi una Onlus, un'organizzazione come la nostra deve fare veramente prevenzione, informazione e sensibilizzazione, per cui uniamo le forze di tutti gli attori, le istituzioni, i medici specialisti, le professioni sanitarie, anche la comunicazione come quella che ci offrite oggi, per informare e per far sì che la popolazione prenda consapevolezza che l'udito è un bene prezioso e non va trascurato. L'udito è un senso a volte sottovalutato ma sempre più importante, anche per tutta la famiglia. Sì, soprattutto in queste occasioni possiamo in realtà coinvolgere le famiglie tutte, dai bambini ai genitori e anche i nonni, che poi sembrerebbero quelli più bisognosi, ma in realtà l'esame audiometrico è un esame che deve essere fatto da tutti per individuare eventualmente delle difficoltà che poi andrebbero approfondite. L'esame è semplicissimo, si inizia nel controllare le orecchie per vedere se non c'è cerume. Una volta accertati che le orecchie sono libere, si procede con l'indossare al paziente le cuffie. Vengono mandati dei suoni, inizialmente si fa un orecchio per volta, quindi si inizia dall'orecchio destro per poi passare all'orecchio sinistro. Una volta che il paziente rileva il suono viene fatto segno dallo stesso. Qual è il livello di allarme? Cioè, da quando si deve intervenire? Innanzitutto i campanelli d'allarme possono essere diversi, si consiglia anche da iniziare da età molto piccola, nell'età diciamo più adulta per i campanelli d'allarme possono essere la televisione, il volume alto, il telefono, lo squillo del telefono, il campanello, non capire le parole in ambienti con più persone. I livelli di ascolto di sicuro dipendono dall'intensità del suono, il volume, dalla durata dell'esposizione, quanto tempo e dalla sua frequenza, quanto spesso. Si considera non pericoloso un livello di intensità massimo di 35 decibel per una durata di ascolto di 8 ore.
Ecco però una tabella e semplificativa del rapporto tra l'intensità del suono e la durata dell'esposizione. Perché all'udito si dà meno importanza che alla vista o all'apparato dentale e così via? Prima di tutto perché l'udito, il problema di udito non provoca dolore, quindi questo chiaramente ritarda la necessità di intervento, e poi perché sostanzialmente è un problema che cresce gradualmente andando avanti molto spesso con l'età, per cui ci si abitua e ci si abitua ad ascoltare in altro modo, magari guardando le labbra, guardando l'espressione del viso. Ecco perché proprio in questo periodo con le mascherine, con l'isolamento sociale, la sensazione di isolamento di chi ha problemi di udito è diventata maggiore. È stato un periodo molto frustrante per chi soffre di questi problemi, perché non ha potuto usare le scorciatoie e gli escamotage che usa solitamente per ascoltare al posto delle orecchie. Quali sono le patologie più diffuse che portano a una diminuzione dell'udito? Le patologie possono essere diverse, quindi un trauma da rumore, una otite non curata, possono essere diverse. Infiammazioni varie. Infiammazioni varie, certo. Ma quali sono le cause fondamentali dell'ipoacusia? L'esposizione prolungata a rumori superiori agli 80 decibel, l'invecchiamento, i fattori ereditari, le infezioni da batteri o da virus, l'abuso di farmaci, alcol o fumo, l'otosclerosi. Ha dei dati o dei punti di riferimento sulla situazione nella nostra regione o in Italia o nel mondo? Allora, in Italia il 12% della popolazione soffre di problemi di udito rimediabili, ecco, questo è il messaggio. Sono tanti, sono, ripeto, 8 milioni, quindi il 12%, ma questi abitanti, questi cittadini potrebbero benissimo risolvere il loro problema semplicemente andando al medico, adottando magari una protesi acustica, e quindi il messaggio è sia negativo che positivo. Oggi l'ipoacusia, il problema di udito, si risolve molto facilmente. Bisogna subito fare un controllo dell'udito, bisogna non trascurare campanelli ad allarme, ad esempio alzare sempre la televisione, chiedere spesso di ripetere le cose. Ecco, questa è la situazione, c'è tanta gente anche nelle nostre famiglie, ci capita sempre più spesso di trovare persone che ascoltano con difficoltà. Oggi non ce lo possiamo più permettere, la soluzione è a portata di mano ed è facile ed è in piazza. La percentuale di clienti, tra virgolette, che vengono a sottoporsi a questo esame, che presentano poi dei disturbi. Diciamo che l'età varia tra i 50 e i 70 anni, diciamo, per poi andare in età più avanzata, che è anche dovuta all'età stessa. Il Comune ha creduto in questa campagna di prevenzione ai disturbi uditivi perché riteniamo che, insomma, la prevenzione in tutti i campi in materia di salute sia fondamentale per cercare di risolvere i problemi, e sappiamo che l'abbassamento, diciamo, di udito può creare problemi anche proprio nell'inserimento sociale e nella vita sociale delle persone. Quindi abbiamo concesso il nostro patrocinio, ringraziamo l'associazione, insomma, questa iniziativa di Nonno Ascoltami, volta proprio a sensibilizzare le persone e a fare dei controlli per i disturbi uditivi. La città ha risposto bene, considerata la presenza di persone che si stanno sottoponendo ai controlli. Sì, questo mi fa molto piacere, perché l'importante è diffondere la voce e le persone sono sempre sensibili e pronte a rispondere. Questa giornata dal Comune di Montesilvano è stata cercata a lungo. Sì, diciamo che siamo riusciti finalmente a realizzare questa giornata di controllo dell'udito, che è un servizio assolutamente necessario e indispensabile per tantissime persone. Ci abbiamo messo un po', perché comunque in realtà avevamo desiderio di realizzare questa iniziativa già da qualche anno, poi ovviamente, come è accaduto anche per tantissime altre situazioni, il Covid e altre contingenze ci hanno obbligato un po' a rimandare, però siamo felici di avercela fatta. Dal punto di vista della sanità nazionale,
nazionale. Qual è l'approccio che ha la sanità nazionale con questo problema? Per esempio, economicamente ci sono delle facilitazioni per qualche categoria di pazienti? Certo, il sistema sanitario nazionale prevede l'erogazione completamente gratuita di apparecchi acustici agli invalidi civili riconosciuti per l'ipoacusia, che è l'abbassamento dell'udito, non è la sordità. Ma come ottenere gli apparecchi acustici? Gli invalidi sul lavoro e gli invalidi civili hanno diritto a un contributo per l'apparecchio acustico, che può anche essere del tutto gratuito. L'invalido sul lavoro, se è riconosciuta l'ipoacusia, deve presentare domanda alla sua sede INAIL. L'invalido civile deve presentare domanda al servizio di riabilitazione della ASL in cui ha la residenza. E per chi non è invalido? Tutti possono richiedere il riconoscimento dello status di invalido civile. Per ottenere l'invalidità occorre presentare a un patronato il certificato medico telematico valido 30 giorni, riporta le patologie da cui si è affetti, tra cui sia indicata appunto l'ipoacusia, e predisporre la relativa documentazione specialistica. In caso positivo si ha diritto a un contributo o all'apparecchio acustico gratuito. E ci sono notizie in proposito più che buone proprio dall'Abruzzo. E specie la regione Abruzzo ha adottato delle ordinanze speciali, specie in questo periodo di Covid, per agevolare la fornitura in un momento così difficile in cui le persone avevano difficoltà a muoversi. E ho notizia proprio che da aprile è stata anche prorogata questa ordinanza, e quindi ringraziamo naturalmente l'assessore Laveria e il direttore Claudio Damario, che hanno espresso una fortissima sensibilità sul tema. L'Abruzzo è l'unica regione che ha creato un percorso agevolato, digitalizzato, quindi a distanza, per la fornitura completamente gratuita di protesi acustiche agli aventi diritto. Ogni centro acustico di qualunque marca può dare informazioni alla cittadinanza su come ottenere il proprio apparecchio gratuito. I cittadini di solito si lamentano parecchio che i politici non li stanno a sentire. Potrebbe essere utile anche per la classe politica queste giornate. Bene, sì, questo sicuramente. Non penso di far parte di questa classe politica che non ascolta, perché insomma io sono molto propensa all'ascolto, ma comunque può essere una sensibilizzazione anche per noi. Prevenire è sempre meglio. Assolutamente, prevenire è sempre meglio. Sono venuto qui apposta per controllare il mio udito al fine di poter ascoltare meglio le richieste dei cittadini. No, giustissimo.